Ciao a tutti, io sono Riccardo di FEM, di Future Education Modena, e oggi siamo qui con Antonella e siamo a parlare di matematica e cavolo. Intanto, grazie Antonella di Un collaborare con saluto a me. tutti. E grazie a tutti quelli che si sono connessi per ora e per l'adesione che c'è stata anche attraverso il sito di Eventbrite. Direi bando agli indugi e iniziamo. Non mi perdo troppo a seguire la chat perché siete tanti e vi ringrazio di essere tanti, ma se seguo la chat mi perdo. E quindi inizio con una presentazione che poi avrete a disposizione sulla Classroom, se volete, ovviamente. E inizio. Comunque, Riccardo, se ci fosse qualche domanda in chat, la giro io, magari sei Certo, importante. sì. Ecco, viceversa. Vai. Allora, condivido lo schermo e arrivo. Vediamo un po', sono partito dal fondo. Ok. Si vede? Perfettamente, vai. Ok, allora, così un breve indice dei contenuti giusto per capire di cosa andiamo a parlare oggi. E io mi occupo della parte legata al cibo e alla scienza degli alimenti, quindi non mi, come dire, inoltrerò troppo gli aspetti di matematica, ma lascerò a Antonella, l'arduo compito. Però voglio fare una piccola introduzione, che riguarda sia gli aspetti nutrizionali, sia gli aspetti più in generale, legati appunto alla scienza degli alimenti e alla composizione del prodotto di cui parliamo oggi, che è il cavolo. Giusto per darvi un'idea, a un certo punto metterò lì anche un paio di ricette, giusto perché è bene parlare dei prodotti alimentari, ma ogni tanto contestualizziamo anche un po' e diamo qualche consiglio pratico, diciamo, e poi partiamo con la matematica. Allora, inizio con il cavolo. Cavolo vuol dire un po' tutto e un po' nulla, nel senso che si parla generalmente della stessa specie, ma abbiamo un sacco di varietà diverse e quindi sul mercato e anche appunto in qualsiasi banco alimentare. Abbiamo a disposizione tantissimi prodotti che hanno forme e colori molto diversi da loro, che in realtà però fanno parte della stessa specie. Io ve ne ho, che è Brassica oleracea. Vi ho fatto una carrellata di prodotti giusto per darvi un'idea, dai più comuni a quelli un pochino meno comuni. È chiaro che esistono anche, oltre a quelle che vi farò vedere io, un sacco di varietà locali, e quindi ho segnato alcune giusto per darvi un'idea. Diciamo che nella penisola italiana è un prodotto che è molto, in realtà, molto coltivato e che quindi si presta facilmente ad essere trovato nei supermercati, nei negozi di alimenti, di alimentari, eccetera, eccetera. E ci sono diverse ricette tradizionali che lo contemplano, diciamo, come ingrediente principale, ed è un contorno che, soprattutto nel periodo autunno-invernale, è abbastanza presente sulle nostre tavole. Inizio con quello più classico, poi faccio una carrellata veloce, giusto per darvi un'idea e per così non annoiarvi. Il più classico è il broccolo. In questo caso del cavolo andiamo a consumare l'infiorescenza, di solito non consumiamo le foglie se non quelle più tenere, quelle più vicine alla parte che viene generalmente venduta e diciamo che ha un gusto e un profumo abbastanza particolare rispetto alle altre varietà. Si chiama varietà italica il broccolo, quindi Brassica oleracea che è la stessa specie, quindi qualsiasi altro cavolo che andremo a vedere, dal cavolfiore fino al cavolo cappuccio, è sempre Brassica oleacea e derivano quindi da uno stesso, diciamo, progenitore selvatico che appunto è stato definito tassonomicamente così. E la varietà italica è il broccolo. Varietà italica è conosciuto anche fuori chiaramente dall'Italia, negli Stati Uniti. In realtà ha un discreto mercato e in qualche modo, diciamo, con questa varietà si identifica il broccolo. Ci sono, come vi ho detto, anche all'interno della stessa varietà, diverse sottovarietà, tipo in Puglia, per esempio, vedete la foto, c'è il mugnolo che è una sorta di piccolo broccoletto con il quale si fanno tanti piatti diversi. Io vi ho lasciato e troverete sulla presentazione tanti link alle fonti, quindi, dove ho preso le informazioni. A me piace, o meglio, cerco sempre di collegare quello che dico con una fonte, con un'origine delle informazioni, in modo, uno, per trasparenza, diciamo, e due, per sottolineare sempre l'importanza di andare a cercare delle fonti, dei de riferimenti, diciamo, autorevoli, quando parliamo di alimentazione, quando parliamo di cibo. E in questo caso, quindi, trovate due link dei due prodotti, che uno è il mugnolo, l'altro è il broccolo fiolaro di Creazzo, Sud Italia e Nord Italia, entrambi sono PAT, cioè prodotti agricoli tradizionali, che è una certificazione che serve a in qualche modo tutelare delle produzioni particolari o comunque dei prodotti che abbiano una storia all'interno della gastronomia locale. E quindi avete i due link di questo prodotto.
due prodotti diversi, in realtà tre col broccolo, ma sempre brassica varietà italica. Andando avanti si passa alla cefala. Acefala, anche si può capire l'etimologia di questa parola, deriva dal fatto che non ha la testa, ovvero in questo caso andiamo a consumare le foglie del cavolo. E il classico, la cosa che tra l'altro mi è più vicina, anche a Antonella penso, perché siamo tutti e due toscani, è il cavolo dello Toscano, che è diffuso in tutta Italia e è assolutamente particolare per il sapore, per la consistenza, per una serie di aspetti. E fondamentalmente sono le foglie, è stato selezionato il cavolo per andare a consumare le foglie, quindi non la parte centrale, non la testa, non il gambo, non l'infiorescenza, ma le foglie. Andando avanti, il cavolo cappuccio, che è un classico, di nuovo, sia della cultura europea, del nord Europa, sia che in Italia si usa abbondantemente. In questo caso è capitata la varietà, appunto perché in questo caso non ci interessa l'infiorescenza, non ci interessano le foglie laterali, ma ci interessa la parte centrale e tutte le foglie che vanno a creare questo tipo di struttura abbastanza solida, in realtà abbastanza coriacea interna. Esiste in varietà verde o bianca e in varietà rossa, tra l'altro molto bello anche il disegno che crea quando andiamo a fare una sezione. E la varietà capitata rubra è perché appunto rubra è rosso, è il cavolo cappuccio rosso. Tra l'altro è interessante perché può essere usato come base, ogni tanto butto là qualche spunto di interdisciplinarità, diciamo, può essere utilizzato benissimo per parlare di chimica degli alimenti, per esempio, perché i pigmenti che contiene, le sostanze che contiene, possono essere utilizzate per fare un sacco di esperimenti anche in casa, magari su pigmenti e pH o altre cose. Ve l'ho buttata là così. Andando avanti ci sono cavoli, invece cavolo rapa, che è sempre brassica oleacea, di un'altra varietà, come vedete, che è Gongylodes, dove invece siamo andati a selezionare, siamo andati, quando parlo plurale intendo noi, il genere umano, a selezionare la parte finale, diciamo, la parte del tronco e della radice della pianta, e quindi andiamo a consumare quella. Generalmente non consumiamo le foglie, in questo caso, anche se in realtà sono molto buone e sono tutte commestibili. Altra cosa, varietà sabauda, la verza. La verza è un elemento, un classico della cucina italiana, è presente in tantissime ricette differenti e in questo caso di nuovo risiamo nella stessa situazione del cavolo cappuccio praticamente, quindi sono questa massa centrale è composta da tutta una serie di foglie di varie dimensioni che si vanno a creare un nucleo centrale che poi è quello che andiamo a consumare fondamentalmente. E in questo caso chiaramente le foglie hanno un aspetto diverso da quelle del cavolo cappuccio che sono lisce e hanno anche francamente un sapore diverso. E in questo caso di nuovo è un prodotto tipico sia del nord Europa che in Italia si usa spesso e sono tutti prodotti più o meno autunno-invernali con prodotti che riescono a essere, diciamo, dopo ne parlerò di questo, a essere stagionalmente maturi anche nei primi mesi dell'anno. La varietà savellica è il cavolo riccio, di nuovo è lo stesso tipo di ragionamento fatto col cavolo nero, quindi si mangiano sempre le foglie, è una varietà meno comune in Italia, ma presente in tanti posti in Europa, eccetera. C'è la varietà gemmifera, che è molto famosa in realtà anche all'estero, penso sia una delle produzioni più ampie, e in questo caso andiamo a consumare le gemme laterali della pianta, e sono i famosi cavoletti di Bruxelles. Come ben sapete il gusto in questo caso è diverso dagli altri, la consistenza pure, però se andate a notare la specie è sempre quella, quindi sempre brassica oleracea. La varietà Botrytis è forse quella, diciamo, molto comune, diciamo, come contorno, un cavolfiore, e in questo caso di nuovo lo stesso ragionamento del broccolo, ovvero andiamo a consumare l'infiorescenza. È diversa da broccolo sia per consistenza che per struttura, che per aspetto fisico, che per sapore ovviamente, ha un sapore assolutamente unico secondo me, e è ottimo sia crudo che cotto, poi approfondiamo. A questo punto, volendo iniziare a introdurre qualche argomento, qualche diciamo aggancio di matematica, arriviamo al nostro protagonista di oggi, che è il romanesco, il broccolo romanesco. In questo caso ho dovuto faticare un po', francamente, per andare a trovare la varietà, perché in questo caso è Botrytis come il cavolfiore. Se non a caso, cioè questa cosa che aggiungo è una cosa più legata all'esperienza che ad altro, però non a caso, se voi avete mai fatto una sezione di entrambi i cavoli, o avete mai assaggiato entrambi i cavoli cotti o crudi, la consistenza è molto più vicina a un cavolfiore che a un cavolo, a un broccolo, per esempio. Nonostante il nome broccolo, ecco, se voi andate a vedere e cercate online, su testi, su altro, ma questo broccolo romanesco, che varietà è di brassica oleacea? Perché sul fatto di essere della stessa specie non ci sono dubbi, ma sulla varietà in realtà trovate
anche Wikipedia, per esempio, si sbaglia, trovate in tanti lo legano alla varietà del broccolo, quindi varietà italica. In realtà, avendo fatto un po' di analisi, così, spulciando un bel po' di studi, anche vecchi, per curiosità, ho trovato che la varietà ufficiale dovrebbe essere la Botrytis, che è la stessa varietà quindi del cavolfiore. Chiaramente non è la stessa pianta, quindi i semi di uno producono il cavolfiore, dell'altro il broccolo romanesco, però è molto interessante, era per me molto interessante andare a vedere qualche dettaglio in più della tassonomia. Vi ho trovato un articolo un po' datato che però vi racconta l'evoluzione della tassonomia, quindi di alcuni aspetti legati ai nomi di questi cavoli, e volendo vi ho fatto il mio mese di riferimento con la pagina di riferimento e lo potete tranquillamente andare a consultare. Detto questo, io in questo caso ho lavorato, ve lo faccio vedere, faccio direttamente così, torniamo un attimo, ok, mi sentite? Sì, ok, sono andato a lavorare direttamente su un foglio di calcolo, ok, allora, sia per darvi uno spunto interdisciplinare, diciamo, sia per in qualche modo così poter giocare un pochino anche con i numeri, ho semplicemente riportato, preso dalle fonti dal titolo del CREA, del Centro di Ricerca degli Alimenti italiano, e ho riportato alcuni dati legati a 100 grammi di alimento. Quando andiamo a vedere la composizione dei prodotti alimentari, cosa che per un nutrizionista, per uno scienziato degli alimenti, per una serie di altre figure, è fondamentale capire questi 100 grammi, come sono fatti, che tipo di percentuale ho in proteine, lipidi, carboidrati e altri nutrienti. Quindi quando vado a vedere le composizioni di solito faccio riferimento all'alimento crudo e a 100 grammi dell'alimento. In questo caso ho inserito una serie di diverse varietà di cavolo, alcune le abbiamo viste prima, e come vedete manca il romanesco, perché in realtà una fonte ufficiale decente, passatemi il termine, nella quale trovare i dati precisi non c'è, o comunque non l'ho trovata e l'ho cercata per parecchio. Detto questo, possiamo, così, giusto per avere un'idea generale della composizione di questa specie di vegetale, andare a dare un'occhiata e notare come in realtà alcuni aspetti sono in comune a tante varietà, anzi a tutte direi, che quindi possiamo in qualche modo andare a estrapolare o definire le qualità del broccolo romanesco osservando anche un po' le altre, magari non con precisione millimetrica, ma andando a individuare un range di composizione anche di quel prodotto lì, nonostante non esistano delle tabelle ufficiali. Quindi, per darvi un'idea, chiaramente la percentuale in acqua è molto elevata, perché su 100 grammi di prodotto, più o meno 90 grammi, in alcuni casi 92, in altri 85,5 e 7, sono acqua. C'è una quota di proteine che in realtà non è indifferente, perché nel mondo vegetale le proteine sono sempre presenti, chiaramente perché fanno parte della struttura del frutto, del vegetale che abbiamo davanti, insomma, però di solito non sono così abbondanti, a meno che non si parli di cereali, legumi o altro, quindi parlano di ortaggi. Hanno chiaramente una quota anche di lipidi, come in tutti più o meno i vegetali, come vedete sono, diciamo, tracce, li possiamo considerare tracce da un punto di vista energetico, perché l'apporto al totale delle calorie che fornisce questo... Riccardo, sì? Un secondo, dice sì. Se può ingrandire un po' la pagina. Ok, ci provo. Prova un po'. Posso fare così? Meglio? Decisamente sì. Poi ti dirò altre due cose quando ti fermi, hanno rifatto delle domande, però intanto questa mi sembrava necessaria. Vai. Grazie mille. Mi fermo, guarda, arrivo al punto, un secondo e mi fermo. Quindi trovate sul file, che poi vi lascio se vi interessa, la composizione nei nutrienti principali. Poi, con il dettaglio di amido e zuccheri solubili, per chi fosse interessato, la fibra totale, che è un elemento chiave di questo prodotto, l'energia, i sali minerali e un bel po' di vitamine. Io ho messo un po' ho riportato i dati che sono quelli classici che uno va a vedere, diciamo, quando va a analizzare un prodotto. Potete già, vi do già uno spunto di riferimento. Il prodotto in generale, e tutto può essere raccontato anche tramite un grafico, una tabella, è generalmente, come dire, una buona presenza di acqua, proteine ce n'ha un numero accettabile, diciamo, ma non è l'elemento chiave centrale, pochi grassi, relativamente pochi carboidrati, di cui principalmente zuccheri solubili, giustamente, se hanno un ortaggio,
una buona quantità in fibra totale, pochissima energia per 100 grammi e tanti sali minerali e tante vitamine, in particolare tantissima vitamina C. Detto questo, mi fermo un attimo e torniamo un secondo. Ok, qua. Quali erano le domande in chat? Aspetta, don Ortega. Allora, qualcuno ha espresso il suo parere riguardo alla bontà del cavolo, per esempio Marco ha detto il cavolo rapa è il migliore del mondo. Ok. Io se devo esprimere dico che i cavolini di Bruxelles non li sopporto. Okay. E, il Brunelli invece chiede di un cavolfiore viola che dice ha visto a Catania, in realtà io l'ho visto anche qua nel supermercato, è anche giallo, quindi a questo proposito ti voglio fare una domanda anch'io, e dice viene chiamato bastardone, per quale motivo e poi perché il cavolfiore che dovrebbe essere bianco, credo, è viola e giallo, come mai e come è trattato, che succede? Allora, ti rispondo dall'ultima domanda, nel senso che com'è trattato cosa succede, sono semplicemente varietà che si ottengono selezionando e incrociando altre varietà. Dal punto di vista nutrizionale, una delle differenze più, diciamo, importanti tra un cavolfiore che sia bianco e uno con un pigmento tendenzialmente violetto è la presenza ulteriore, oltre agli antiossidanti che già contiene un cavolfiore normale, uno colorato di rosso, diciamo, che non è che viene colorato perché viene tinto di rosso, ma perché è una varietà incrociata che va a produrre un pigmento particolare, è ancor più ricco in antocianine, che sono pigmenti che determinano quel tipo di colore lì. Quindi in pratica è come se avesse una marcia ulteriore in più, diciamo. Niente, cioè, sempre ragionando del fatto che quando uno consuma un alimento non esiste un alimento panacea di tutti i mali, ma esiste un alimento che può avere delle caratteristiche utili se consumato in dosi adeguate. Quindi non voglio magnificare troppo il prodotto, voglio dire che è un buon prodotto e che se è viola c'è anche quell'elemento lì in più. Un'altra domanda è, dice, è vero che il broccolo è controindicato per chi ha problemi alla tiroide? Allora, questa è una domanda complicata, mi riservo di risponderti alla fine, perché non voglio rubare tempo. Il problema delle domande in campo nutrizionale è che non è possibile dare una risposta, cioè non è possibile. Secondo me non è utile dare una risposta superficiale e sbrogliarla in 5 minuti. Chi fosse interessato a questa domanda mi riscriva in privato e si fa una bene, allora fatto. Rita, scrivi in privato a Riccardo e ti dirà tutto. L'email ve la gira la tutor d'aula oppure ve la giro dopo io in fondo? Vai, poi alla fine mi segno altre domande e poi te le dico più là. Vai. Ok, invece sul nome che mi aveva detto. Bastardone. Detto prima, bastardone. Allora, sull'origine dei nomi locali dei prodotti c'è il mondo a colori, nel senso che non ti so, in questo caso non te lo so dire qual è l'origine di quel nome lì. È capace che è un incrocio, ci sta benissimo, siamo incrocio, quindi bastardo nel senso del termine come si usa coi cani, cioè incrocio tra razze diverse, e quindi che abbia quel tipo di etimologia lì, però non ti so dare spiegazioni ulteriori. Vado avanti su una posizione rapidamente e poi non è che non voglio rispondere alle domande, semplicemente... No, vai, non importa, tranquillo. Allora. Hanno messo la tua mail così per domande tecniche, specifiche, potete fare riferimento a lui. Ok, giusto per darvi un'idea ulteriore, qui cerco di... Ok, io ho fatto una selezione dei macronutrienti, proteine, lipidi, carboidrati, e ci ho messo anche la fibra totale, anche se non è un macronutriente, e... Per darvi un'idea, ho creato, a me piacciono un sacco i grafici, veramente tanto, è per quello che ho preso un foglio di calcolo, e mi sono fatto, prima di tutto, penso si veda, spero si veda, aspettate, provo a fare così, magari si vede meglio. Quindi ho preso, come vedete dalla leggenda a destra, ogni colore rappresenta una varietà diversa. Questo era per dire che comunque ci sono dei tratti, diciamo, in comune tra uno e l'altro, con... alcuni elementi che magari presentano una quantità un pochino superiore rispetto agli altri, però in linea di massima non ci sono differenze giganti. Il cavolo nero ha un pochino più di lipidi rispetto agli altri, però si parla di quantità minime, quindi non è, diciamo, non va a influenzare l'apporto energetico in maniera drastica o comunque negativa, assolutamente. Poi, così, per farmi due risate, ho invertito scisse ordinate per cambiare un po' le cose, quindi invece di avere proteine e lipidi qui ho le varietà qui e in leggenda i macronutrienti, e possiamo avere un'idea precisa un altro punto di vista con gli stessi dati fondamentalmente. E poi ho fatto questa cosa che in realtà è molto utile secondo me, dove ho preso tutte le varietà, aspettate che vi faccio, ok,
ho preso tutte le varietà e ho creato in pratica un range dove io so che tra tutte quelle varietà lì che ho inserito, le proteine vanno tra 3,2 diciamo e 4,2, i lipidi vanno tra 0,3 e 0,7, scusate, 0,5, i carboidrati, eccetera. Quindi in questo modo ho creato dei range utili per andare a collocare anche il nostro broccolo romanesco, perché non abbiamo i dati, come ho detto prima, precisi e ufficiali, però diciamo che possiamo fare questa approssimazione e la andiamo a inserire in questi rettangoli quadrati, quello che sono qui, rettangoli principalmente. Detto questo, poi ho così mostrato le stesse informazioni attraverso un altro tipo di grafico, giusto per darvi un po' di sfaccettature, a me piacciono queste cose, dove ho il singolo alimento e la composizione, in questo modo inserita nella stessa colonna. Possiamo vedere comunque che appunto l'obiettivo era quello di capire che alcuni elementi sono in comune, cioè un buon contenuto di fibre è comune a tutti, un contenuto basso di lipidi è comune a tutti, un contenuto di proteine è simile tra tutti e lo stesso per i carboidrati. Possiamo fare quindi lo stesso tipo di analisi, aspettate che tolgo e rimetto così, ok, ho perso le vitamine, non so che fine abbiano fatto, mi piace, va bene, avevo fatto la stessa cosa con le vitamine, ma niente, come non detto, possibile fare chiaramente la stessa cosa anche con gli altri dati della composizione. Quello che mi interessa sottolineare è l'elemento chiave, diciamo, dell'analisi nutrizionale di questo prodotto, uno degli elementi chiave, ovvero la buonissima, ottima presenza in vitamina C, oltre alla presenza in calcio, ad esempio, e in fosforo e in altri microelementi. Detto questo, torno rapidamente sulla presentazione rapidamente e quindi vi vado a fare una panoramica rapida, ripeto, perché poi voglio lasciare spazio alla matematica, non ci scordiamo che questa è la matematica del cavolo, non il cavolo di matematica, e vado a fare una panoramica rapida sulle caratteristiche principali. Poi, se qualcuno fosse interessato, vi invito a scrivermi all'email, che se non vi hanno ancora dato in chat, ve la scrivo io appena un secondo. Quindi, elementi chiave. Vitamine, soprattutto, ricordiamoci, la vitamina K, la vitamina C, sono ricchissime di queste vitamine. Sali minerali, c'è una buonissima presenza di potassio, di ferro, di magnesio, e ho inserito i principali, diciamo, quelli più rappresentativi, quelli più presenti. La fibra, soprattutto solubile e insolubile, chiaramente, soprattutto solubile in realtà, è di una qualità particolare che determina delle ottime caratteristiche del prodotto, e è comune più o meno a tutti i cavoli, diciamo. E poi c'è da dire che tanti studi sono stati fatti sul broccolo più che su tanti altri cavoli, perché il broccolo è, e ora ci arrivo, uno dei principali, diciamo, soggetti che è stato analizzato per una sostanza in particolare che contengono tutte le crucifere, le brassicace, insomma, questa specie di vegetale, che tra poco vedremo. E quindi è il broccolo, diciamo, la fonte principale di questa analisi, di queste informazioni. Detto questo, come ho detto prima, è ricca anche di polifenoli, flavonoidi e antocianine nei vegetali di colore rosso-viola, perché sono il pigmento tipico, chiaramente carotenoidi nei vegetali di colore verde. A questo proposito io vi ho messo, e ve lo faccio vedere rapidamente perché ci tengo, perché secondo me è molto molto carino, uno studio, sono cose che possono essere molto complicate come no, quindi dipende un po' da voi. In pratica, giusto per farvi vedere rapidamente, dovrei essere sempre in condivisione schermo, ve ne faccio vedere uno, poi dopo ve lo... Si vede, tranquillo. Ok. Per darvi un'idea, questi soggetti che ammiro molto, perché hanno fatto un lavoro molto interessante, sono andati a vedere i flavonoidi in pratica in brassica oleacea, e hanno fatto uno studio che, se volete, potete andarvi tranquillamente a vedere, perché l'accesso è libero, non ho messo cose... E ora poi allargo un attimo l'immagine, capisco che sia poco zoomata, diciamo. Quello che mi interessava era, per esempio, anche solo questo. Uno ha un piano abbastanza dettagliato di tutta una serie di flavonoidi con le varie formuline chimiche, può essere molto utile dal punto di vista didattico, è complesso, cioè sono cose di sicuramente da fare in un contesto abbastanza avanzato, però... E hanno iniziato a fare un elenco dei vari flavonoidi con le funzioni fisiologiche, tutta una serie di aspetti. Questo è un studio, un lavoro, secondo me, molto, ben, molto interessante. Quindi avete il link per scaricarvelo. Andando avanti, arriva l'elemento chiave per cui sono forse più conosciuti dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista medico, diciamo, le brassicace, insomma, i cavoli.
E in particolare contengono questa molecola, che questa famiglia di molecole, che sono tantissime e tutte diverse, che si chiamano glucosinolati. E il concetto è questo: quando io prendo un cavolo e lo vado a tagliare, rompere o a masticare, vado a far sì che questi glucosinolati vengano attaccati, interagiscano con l'enzima mirosinasi, che viene a liberarsi quando vado a tagliare questo cavolo, a rompere questo cavolo e a masticarlo. E da questi glucosinolati ottengo, grazie a questa enzima mirosinasi, ottengo delle molecole più piccole e più attive, che sono della famiglia, in senso ampio, perché ce ne sono tantissime, degli isotiocianati. E queste molecole, tra cui il sulforafane è una delle più studiate, hanno un'azione antitumorale. E quindi diciamo che tra le varie cose che sono state studiate e che sono ancora in corso di studi, perché non è ancora, come dire, le applicazioni ci sono, ma è chiaramente un processo che va sempre avanti ogni giorno, questa classe di molecole è una delle più studiate. Se foste interessati a questi aspetti, a parte, scrivetemi semplicemente. Poi vi ho indicato qua sotto un sacco di lavori. Uno riguarda le molecole bioattive di Brassica Verace, un altro riguarda, perché hanno fatto uno studio anche sui germogli. I germogli in tutte le piante, in tutti i vegetali, l'andare a studiare i germogli di solito dà delle informazioni diverse rispetto alle informazioni che posso tirare fuori dall'ortaggio maturo, pronto, diciamo, e l'hanno fatto anche con i cavoli. Ugualmente, sui glucosinolati c'è uno studio apposta e vi racconta tutto, vi fa vedere anche tutte le molecole di tutti i glucosinolati, sono tantissime e sono anche belle. E poi hanno fatto uno studio anche sui componenti volatili del romanesco proprio, e è raro trovare studi proprio sul brocco romanesco che riguardino, dico, l'analisi chimica, e quindi vi ho messo anche quello. Ultimo, ma non ultimo, e poi lascio lo spazio alla matematica dopo un paio di spunti di ricette, c'è un mio collega che secondo me è molto 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 bravo, che ha creato una serie di video. Io ve ne ho messo uno che riguarda proprio i cavoli in generale, si chiama Quello che sorpassa un altro vegetale. Se vi interessa, guardatelo, vi spiego anche perché il perché del titolo, e l'ho messo in link. È una spiegazione molto, secondo me, divulgativa e ben fatta, anche da un punto di vista scientifico, di quello che succede. Quindi l'ho inserita perché sono della teoria che quando qualcuno fa una cosa fatta molto bene è inutile copiarla pari pari, ma ha più senso in qualche modo linkarla agli interessati, magari poi approfondire. Quindi di nuovo sono a disposizione tramite email se volete. Questi studi sono in inglese e sono un po' complicati, però possono darvi come dire, un'idea più precisa di quali siano le fonti di quello che ho detto fino adesso. E soprattutto sono convinto che anche se parlate a un pubblico di secondaria di primo grado, faccio un esempio, quindi dove non andate sicuramente a parlare di glucosinolati nel dettaglio con la formula chimica, comunque se voi docenti sapete bene di cosa parlate quando parlate anche in termini molto semplici di un aspetto di chimica, sicuramente il messaggio che passa è molto più preciso e secondo me anche più efficace. È un po' come dire che dovete, secondo me, conoscere il contesto generale, dovete avere una visione d'insieme, diciamo, degli aspetti anche chimici, per andare poi a parlare anche semplicemente di educazione alimentare con i ragazzi e con le ragazze a scuola. Detto questo, vi lancio là due ricette e poi lascio spazio a Antonella per andare alla matematica, che è l'elemento chiave di oggi. Tipo, questo mi metto in presentazione così magari ci vedete un po' meglio. Scusate, mi ero distratto. Tipo, ho messo una serie di domande così, che secondo me possono avere senso. Intanto notate, poi questa cosa la approfondirete sicuramente con Antonella, come questo è un brocco romanesco, io ho tolto una delle piccole, diciamo, cimette del brocco romanesco e poi sono andato, che è composta a sua volta da tantissime cimette ancora più piccole, e sono andato a toglierle una a una dal gambo centrale. Questo insieme di cose attaccato al gambo centrale corrisponde alla cimettina più piccola. Quindi, come vedete, questa è già stata tolta da un cavolo più grande, che era composto da tante cimette come questa, a sua volta è fatta da tante cimette più piccole, che a sua volta, come potete notare, sono fatte da altre cimette ancora più piccole, che non sono andato a togliere col bisturi, perché c'era dentro un po' di psicopatia, quindi non l'ho fatto, però di base è così. Quindi, tornando a noi, butto là un po' di appunti di riflessione, diciamo. Il primo è questo: io ho parlato bene di un prodotto, ho detto che è un buon alimento, nutrizionalmente parlando, ha delle qualità, ma ha senso parlare bene per mezz'ora e poi, se poi non ne mangiamo in quantità adeguata, perché la quantità che fa, la dose che fa il veleno o l'effetto benefico, diciamo, non è il fatto di averlo visto, il fatto di averci messo mezzo cucchiaino dentro, dipende dalla quantità anche, no? che ne consumiamo.
Come possiamo fare per introdurre la dieta fin da piccoli, visto che comunque è un prodotto che generalmente non incontra i gusti di tutti da piccoli, purtroppo, dico io. Come possiamo fare per introdurre la dieta di chi li rifiuta senza assaggiarli? E come possiamo valorizzare le caratteristiche organolettiche in cucina e quali possono essere gli elementi del profilo aromatico che non sono graditi e quindi magari che generalmente che possiamo andare in qualche modo ad aggiustare, tra virgolette. Ora, detto questo, secondo me le risposte a tutto questo sono tante e complesse. Io ve ne dico due o tre per darvi un'idea. Uno, secondo me quando si ha a che fare con bambini e bambine piccole, quindi andiamo a proporre alcuni cibi tipo il cavolo, che può essere broccolo, broccolo romanesco, il cavolfiore, quello che volete, generalmente nella memoria comune rimane magari un prodotto consumato o in una mensa o in una situazione dove il prodotto è stato cotto in una centrale di cottura a mezz'ora dalla scuola, mantenuto a temperatura, il prodotto arriva che è stracotto e un pochino anche ossidato e il sapore che ne viene fuori non è sicuramente un sapore gradevole neanche per me che sono un grande appassionato di cavoli. Un aspetto che viene sempre trascurato con i cavoli, che è anche un elemento chiave da un punto di vista nutrizionale, è che sono ottimi prodotti, ma consumateli crudi tendenzialmente, a parte alcuni casi. Perché se sono crudi, vi consumate per esempio tutta la vitamina C di cui sono ricchi. Se li cuocete, li bollite e poi tirate via l'acqua, perdete, oltre con la cottura, perdete un sacco di elementi utili, tra cui le famose sostanze di prima antitumorali, perché sono parzialmente inattivate dalla temperatura. E poi vi perdete un sacco di vitamina C, un sacco di sale minerali. Detto questo, alcune cotture tradizionali lunghe e a temperature non elevate, tipo la ribollita, tipo la zuppa, tipo diversi altri prodotti, sono ottime comunque perché si mantengono tutte le fibre, tutti i sali minerali e il prodotto comunque viene valorizzato, oltre ad avere un gusto molto molto buono. Altre cotture strabollite, dove io vado a fare il broccolo lesso in tutta la casa viene permeata di un odore non gradevole, non aiutano chi già non è appassionato del prodotto a assaggiarlo. Quindi provate, iniziate a fare un'insalata mista magari con un broccolo crudo, un cavolfiore crudo, un cavolo romanesco crudo, si può mangiare tranquillamente, non dà nessun problema. Vi butto là una ricetta per darvi un'idea. Se io ho un prodotto e il piatto centrale, il nucleo centrale del piatto è costituito da un prodotto ottimo, pieno di fibre, a basso contenuto calorico, che ha delle caratteristiche utili anche dal punto di vista, perché no, di vitamine e sali minerali, se poi vado ad aggiungere qualcosa che dà sapore e valorizza in qualche modo il sapore, anche se questa qualcosa è vista come un prodotto generalmente ricco di energia o eccessivamente ricco di energia o che devo evitare perché sono a dieta, tipo il guanciale o tipo il pecorino per esempio, in realtà non ho fatto niente di sbagliato, perché se il nucleo centrale del piatto, il volume principale è la verdura, l'ortaggio o in questo caso appunto il broccolo romanesco, se poi aggiungo un prodotto, anche se è un prodotto ricco, non ho fatto nessun tipo di danno. Quindi la ricettina che vi propongo, poi lascio lo spazio a Antonella, è broccolo romanesco crudo. Se non vi va crudo, fatelo al vapore per pochissimo tempo. Basta veramente poco, giusto per dargli un minimo di morbidezza, anche se la caratteristica della croccantezza, secondo me, è l'elemento chiave. Olio buono, il guanciale che io ho saltato in padella, oppure il pecorino a pezzettini, del pane tostato, io l'ho fatto all'aglio, perché sull'aglio e il guanciale non discuto, nel senso che sono due elementi assolutamente di livello per quanto mi riguarda, e poi ho messo peperoncino, il sale e un po' di timo per dargli un tocco. Questo secondo me è un ottimo modo per far assaggiare il cavolo di nuovo a chi non ne vuol sapere assolutamente neanche di vederlo da lontano, o a chi è un bambino, una bambina piccola e si vuole, volete in qualche modo introdurre questo tipo di alimento nella loro dieta. Tra l'altro potete giocare con le forme e con le dimensioni, con i disegni che si creano su questo cavolo, di cui ci parlerà Antonella. Ora interrompo un attimo, così vedo se... Io direi, se ci sono domande... Allora, le domande, Riccardo, ce l'hai, te le ho mandate su WhatsApp, almeno ce l'hai già senza stare a guardare okay. La chat. Grazie. Mentre io parlo, almeno le guardi e poi qualcuna, insomma, praticamente hai già anche risposto. Però, insomma, almeno allora, le vedi. Perfetto, io stacco l'audio, e cioè meglio, mi muto, mi cheto, come si dice, e ti metto la presentazione così, poi mi dici te quando girare. Vai, tranquillo. Ancora non si vede. Scusate, ho sbagliato io, arrivo. Vabbè, allora, intanto mentre arriva, eccola qua. Allora, in realtà di matematica ne ho già parlato tanto anche Riccardo, e anche Bella col foglio di calcolo interdisciplinare, quindi insomma ce n'è tanta. Avrei potuto parlare di chissà cosa, però chi mi conosce sa che
io so sempre quella che cerca di presentare qualcosa che poi possa essere riportato in classe, perché è chiaro che qui si sta parlando di frattali, puoi andare avanti Riccardo, si sta parlando di frattali, ma di frattali si potrebbe dire chissà quante altre cose e anche ad alti livelli. Io invece cercherò di farvi vedere qualche cosa di molto semplice che potete portare in classe e quindi diciamo su tutti i livelli, perché cominceremo dall'infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, quindi prendiamo tutto il primo ciclo. Allora, come vedete è proprio l'inventore che ha parlato del broccolo romanesco, tutto nacque, insomma interessante anche vedere la storia dei frattali, e ora vedremo meglio che cosa sono, perché lui semplicemente da una macchia di inchiostro con una buona osservazione nacque tutto, e quindi è lui che poi ha sviluppato tutta la geometria legata al frattale, e però proprio fa riferimento lui stesso al broccolo romanesco, perché dice il mio esempio preferito di frattale in natura, perché ce ne sono tantissimi, e insomma anche questo è un bellissimo lavoro interdisciplinare che potrebbe essere trattato proprio in classe, ma lui dice il broccolo romanesco, questo ortaggio umile che solleva interrogativi profondi in biologia e a matematica. In effetti io ce l'ho qui, cioè è veramente una forma bellissima che spicca fra tutti gli altri cavoli, anche se poi a livello diciamo così di gusto a me piacciono tutti e non solo questo, perché il cavolo è veramente un ottimo ortaggio. Vai avanti Riccardo, perché come vedete proprio Riccardo parlava di anzi tagliando anche un cavolo, poi in realtà lui ha fatto le scimette ed era andato a farle a pezzettini, ma anche proprio tagliandolo si vede che quello di cui parleremo ora non vale solo con il cavolo romanesco, che in effetti è molto bello, ma vale anche con il cavolfiore, qui c'è anche quello viola e quello arancione, come vedete, con i broccoli e anche con il cavolfiore, quello bianco normale, che se lo tagliate vedete che si riproduce praticamente. E questa è la caratteristica fondamentale del frattale, può andare avanti, che è la autosimilarità, ovvero cioè il tutto è esattamente ricreato in scala in una piccola scimetta, quindi lo vedete anche nel disegno, in pratica è come se avessi ingrandimenti o riduzioni simili continue, quindi è un motivo che si ripete su larga scala, e se io vado a guardarlo anche, perché come diceva lui a un certo punto diventa patologico se si va col bisturi, ma è interessante anche portarlo in classe e guardare anche con la lente di ingrandimento il più possibile fino a che riusciamo a distinguere proprio questa autosimilarità. Qualcuno parla di albero delle potenze, in effetti a me più che l'albero delle potenze uno dei frattali che preferisco in classe è l'albero di Pitagora, che anche quello insomma è molto bello, e quindi ci sarebbe tantissime cose da dire, proveremo a guardarne alcune e facciamo anche un po' però di storia. Abbiamo detto che fu scoperto, insomma sta geometria ha avuto origine da una macchia di inchiostro, però è questo più recente nel nostro secolo, ma c'erano stati prima anche dei tentativi, può andare avanti Riccardo, tentativi che insomma in effetti sembrano davvero, come diceva Riccardo, un po' patologici, perché queste curve Peano scoprì che questa curva è in grado di riempire il piano senza buchi, e vedete la sua evoluzione continua, fu definita proprio da Hilbert, furono definite curve mostruose, cioè c'era una mostruosità, un qualcosa di patologico nel ripetere di continuo e continuamente questo fatto, queste curve che si riproducevano. Allora, quello di cui proverò a guardare stasera per suggerirvi un'attività in classe è, può andare avanti, è Sierpinski. Chi mi conosce sa che io adoro il triangolo di Sierpinski, ma perché in effetti uno parla, dice chissà che cosa ci devo fare, chissà in classe
quali sono le difficoltà. Invece vedremo che si possono veramente affrontare a tutti i livelli. Anche qui, se mi scrivete in privato, vi posso dare anche altri suggerimenti per un percorso che abbiamo fatto insieme a Lucia Fazzino anche con l'origami. Quindi, insomma, si può veramente allargare i nostri orizzonti in vari modi. Il triangolo di Sierpinski è una struttura che appunto si riproduce perché parte da un triangolo equilatero, poi considero i punti medi dei lati, ottengo così un altro triangolo e procedendo in questo modo io posso andare all'infinito. In realtà, ora io non mi volevo fare un trattato, ma si potrebbe partire anche dal triangolo di Tartaglia, quindi c'è un altro possibile spunto. Si possono fare tantissime di, insomma, variazioni, diciamo, sul tema, e sono anche, ne parla anche il libro Il Mago dei Numeri, ma insomma, ecco, ci sono tante possibilità di affrontarlo. Io ho preferito proprio prendere la più semplice, parto dal triangolo equilatero e continuo a fare questa suddivisione. Come vedete, l'autosimilarità, cioè, è proprio salta agli occhi, è incredibile. Allora, può andare avanti, Riccardo, ecco, allora cominciamo all'infanzia. All'infanzia è una collega dell'istituto comprensivo dove lavoravo io. Io avevo in classe i suoi figli in terza media e avevo fatto questo lavoro sul triangolo e lei fu colpita così tanto e disse: voglio provare a proporlo anche ai bambini. E quindi abbiamo lavorato insieme, insomma, ho dato dei suggerimenti e lei ha fatto un lavoro veramente bellissimo, perché alla fine questi bambini, come vedete, ci sono, vi ho messo alcune foto, hanno fatto delle cose fantastiche, veramente, l'hanno ricostruito. Per dirvi, a un certo punto lei ha dato un triangolo dove mancava un pezzettino. Se ne sono accorti subito i bambini, immediatamente. Allora, la mia mail ve la dico alla fine, ve la scrivo qui, così vi potete contattare tranquillamente. E questa collega l'ha dato come una sfida, tant'è vero, alla fine ha fatto una collana, diciamo, con una medaglia di Sierpinski, perché il lavoro era piaciuto così tanto che un giorno mi... scrive un messaggio su WhatsApp e fa: ho creato dei mostri, perché i bambini, mentre erano a tavola a mensa, disegnavano sulla tovaglia di carta il triangolo di Sierpinski, perché loro poi l'avevano, ovviamente qui lascio spazio, non so se c'è qualche insegnante alla scuola dell'infanzia, sulla creatività, avevano creato questi bambini un personaggio, questo Sierpinski, che fra l'altro un giorno arrivò una bambina con un sassolino a forma di triangolo e disse che Sierpinski aveva perso un dentino. Quindi insomma, ci si può lavorare veramente, come vedete, anche con i pennarelli. Questo è tutto un lavoro fatto alla scuola dell'infanzia. C'è anche un articolo che si può trovare sugli atti di un convegno, casomai, insomma, mi contattate privatamente se vi interessa per l'infanzia e ve lo dico. Poi andare avanti, Riccardo, e dall'infanzia ci spostiamo verso la primaria. Allora, come vedete, anche qui c'è addirittura una costruzione del triangolo con i bambini sdraiati in palestra. Qui hanno lavorato con questa carta, diciamo, che è già preparata, le trovate, i fogli con la, diciamo, non la quadrettatura, ma con la triangolatura equilatera, e quindi è molto più facile anche eseguire questo lavoro di autosimilarità. E come vedete sono andati avanti per un bel pezzo. Fra l'altro, su questo poi hanno creato delle cose bellissime, mettendo anche delle piccole pietruzze colorate che trovavano nei negozi, adesive, ed sono venute delle cose veramente splendide che poi hanno presentato anche. Poi andare avanti, perché rimanendo sempre sulla primaria, ecco, vedete, aspetta, fermati qui,
proviamo a costruire proprio insieme, diciamo, queste fasi successive, spingendoci un pochino più avanti, non solo, diciamo, nell'aspetto così ludico o creativo, ma ricordo, ecco, qui c'è una collega che nella chat, vedete, lavora nel mio istituto e si ricorda benissimo di questo lavoro. E allora vediamo un attimino, spingendoci un po' più a fondo. Allora, se io parto da un triangolo equilatero e unisco appunto punti medi e creo un altro triangolo equilatero, nel primo passo mi accorgo che ottengo, immaginiamoci che quello che ho ottenuto all'interno proprio lo possa ritagliare e togliere, ottengo tre triangoli che hanno per lato un mezzo. Andando avanti, vai Riccardo, si passa al passo 2, ancora avanti, eccolo qua, e otteniamo 9 triangoli che hanno per lato un quarto. Allora, fra le indicazioni nazionali, voi sapete che bisogna aiutare i bambini non solo a creare un apprendimento positivo, insomma un clima positivo per l'apprendimento della matematica, ma anche far sì che cerchino analogie, differenze, regolarità. Quindi qui già si comincia a vedere qualche cosa e quindi che probabilmente cosa succederà al passo 3? Andiamo avanti e vediamo. Riccardo, ti sfrutto. Allora, a questo punto, che cosa avremo al passo 3? Abbiamo quanti triangoli e che lato avranno? Puoi andare avanti. Ne abbiamo ovviamente 27 e il lato è un ottavo. Quindi, a questo punto è abbastanza chiaro che cosa c'è dietro. Ci sono le potenze del 3, per far riferimento, diciamo, ai triangoli che ottengo, e ci sono però anche le potenze del 2 all'interno di unità frazionarie. Quindi posso spingere verso la generalizzazione algebrica dicendo che cosa succederà a quel punto se io ho al passo 3 27 triangoli, cioè 3 alla terza, e il lato è un ottavo, cioè 2 alla terza, che cosa succederà andando avanti? Puoi andare avanti e quindi ad ogni passo potrebbero dire, anche senza andare a lavorare sull'aspetto algebrico, che magari invece nella secondaria sicuramente, basterebbe cominciare a osservare che ad ogni passo il numero dei triangoli triplica, mentre invece il lato dei triangoli dimezza. Allora, andiamo avanti e spingiamoci ancora più in là. Da questa prima osservazione abbiamo detto che si può andare verso una generalizzazione, quindi verso l'algebra, diciamo, in maniera più strutturata, andando proprio anche a guardare qualcosa di più, non solo il numero dei triangoli che si forma e quant'è il loro lato, ma vedendo il perimetro, per esempio. Quindi se al passo 0 ho il primo triangolo che ha per lato, diciamo, 1, il numero dei triangoli azzurri è 1, il perimetro è 3x1, 3. Solo triangoli colorati, sì, come vedete ho proprio specificato il numero dei triangoli azzurri. Al passo successivo, dove ho tolto, diciamo, quello che si è creato all'interno, ottengo i tre triangoli azzurri che hanno per lato un mezzo, l'avevamo già visto, e quindi quanto sarà il perimetro? Il perimetro intendo non il perimetro del triangolo grande, ma dei tre triangolini azzurri messi insieme. Al passo 2 abbiamo già detto che il lato è un quarto e il numero dei triangoli azzurri è 9. Quindi può andare avanti Riccardo. Se prima era 3x1/2, a questo punto è 9, che sono i triangoli, per un quarto. Ma allora ci si accorge che 9 è proprio 3 alla seconda e l'avevamo già vista alla primaria. Pensatela anche in un'ottica di verticalità. Io sono sempre fissata su questa cosa perché si chiama primo ciclo. Cioè il percorso deve essere continuo, il bello è poter prendere un oggetto
e riprenderlo più volte dandogli uno sguardo diverso. Quindi a quel punto sapevo già quanto era il lato, sapevo già quanti sono triangoli azzurri, 3 alla seconda fratto 2 alla seconda, e quindi posso andare, vai avanti Riccardo, verso una generalizzazione algebrica che lascio fare a voi perché mi pare abbastanza facile, ma posso andare anche a lavorare, diciamo, sull'area. Se ci sono domande poi me le dite. Allora, può andare avanti? Sì, può andare avanti. Ecco, proviamo a lavorare sull'area, ovviamente senza mettersi a fare il calcolo base per altezza, ma cioè cercare una regolarità guardando quello che succede con questa, diciamo, suddivisione, come Riccardo l'ha fatta sulla cimetta, io la sto facendo in questo momento sul triangolo. Allora, abbiamo detto all'inizio, sempre al passo zero, c'ho un triangolo, lato 1, un triangolo azzurro, l'area consideriamola 1. Al passo successivo, dove il lato è un mezzo, il numero dei triangoli azzurri è 3, comincio a guardare quanti sono i triangoli. Sono 3 quarti, perché in quel momento la nostra immagine è stata divisa in 4 triangoli. Quindi la parte azzurra è 3 quarti. Se vado avanti al passo 2 ancora, mi accorgo che, avevamo già visto, i triangoli azzurri sono 9, il lato è 1/4, quanti sono i triangoli che costruiscono? Anche questo è bellino il lavoro che possono fare i bambini, e diventano 9/16. Per cui è interessante anche qui andare verso una generalizzazione, perché questo 9 e questo 16, insomma, se ci fate caso, c'è una regolarità forte rispetto al 3/4 che è al passo 1 e 9/16 che è proprio al passo 2. Quindi anche qui possiamo spingerci verso una generalizzazione e insomma, lavorare anche, vi do un altro suggerimento, guardando che cosa succede al rapporto ogni volta che, sia nel perimetro che per l'area, ogni volta che vado avanti di un passo. Quindi può andare avanti, perché mi pare anche qui c'è scritto generalizzazione o roba del genere, ecco. E a questo punto, diciamo, ti può fermare anche qui un attimino. Avremmo potuto parlare anche molto di più, perché ad esempio ci sono numeri di Fibonacci, come vedete queste sono messe a spirale, quindi anche su questo fatto si potrebbe lavorare. Come, se qualcuno lo ha già visto, insomma, le spirali che si trovano nelle pine, anche lì si può lavorare sul numero, c'è la relazione Fibonacci e tanto. Però ecco, quello che ho preferito è stato quello di dare una attività che tutto sommato è molto semplice, si presta a tante cose per l'interdisciplinarità, e guardate, la creatività è stata tanto, noi abbiamo creato gli orecchini, perché a quel punto ormai avevano preso il via, se quelli dell'infanzia vedevano i triangolini da tutte le parti, anche loro alle medie, perché poi che cosa abbiamo fatto? Vi ho parlato dell'origami, siamo passati dal piano alle 3 dimensioni e quindi abbiamo costruito un triangolo di Sierpinski, che non è più un triangolo perché siamo in 3D, una piramide, diciamo, di Sierpinski, o meglio un tetraedro, che è una cosa bellissima, e anche quella è abbastanza facile da realizzare. Quindi questo è il percorso, diciamo, che vi suggerisco e vi consiglio fortemente, perché veramente in classe dà ottimi risultati. E poi, un po' andare avanti, cioè, qui che cosa vi dico? Sull'arte avrei potuto mettere di tutto, soprattutto Escher, che io amo profondamente. Ma questo è un quadro molto diffuso, e anche qui le onde, diciamo la schiuma, è un frattale, ma i frattali in natura sono da tantissime parti, quindi potete lavorare in maniera interdisciplinare con l'insegnante d'arte, tecnologia, guardandolo dal punto di vista delle scienze e così via. Anche può andare avanti in biologia, perché ad esempio villi intestinali, i polmoni, insomma potete veramente sbizzarrirvi, il campo è vastissimo. Quindi io mi fermerei qui, se avete
domande, fatele pure, oppure la mia mail ve la scrivo qui in chat e passo la parola a Riccardo. Se poi ci sono domande, fatele pure tranquillamente. Vai. Ok, mentre mi sono messo le cuffie per non interferire con te. Allora, ho visto, non ho guardato la chat nel mentre perché stavo presentando appunto la condivisione dello schermo. Detto questo, ho visto le domande che mi avevi inviato, che hanno fatto prima. Ho girato, sì. Sì, fondamentalmente, allora, la cosa che è uscita fuori, le riprendo un attimo giusto per averle sott'occhio, ma insomma, per quanto riguarda crucifere, comunque, insomma, brassicace, quindi il cavolo, e la tiroide, riguarda i glucosinolati, riguarda gli isotiocianati, quindi le molecole di cui ho parlato prima con azione antitumorale, ma gli studi che sono stati fatti su cavi animali e su concentrazioni che non sono quelle dell'alimento, quindi il punto chiave, cosa voglio dire? Non ci sono per adesso non c'è nessun tipo di collegamento tra isotiocianati in concentrazioni presenti come nel broccolo o altro e un effetto tossico diretto sulla tiroide. Quindi su questo, chi fosse interessato mi scriva, approfondiamo, non ci sono problemi. E detto questo, altre domande non mi sembra, cioè se avete qualche altra domanda che vi viene in mente, siamo qua, non mi viene in mente. Rispondo io, allora intanto vedo sulla chat a Simonetta che mi dice applicazioni salune scuole di secondo grado. Sulla secondaria di secondo grado veramente ci sarebbe da andare molto avanti, però ecco, già a partire ad esempio anche sul percorso degli origami, perché utilizzano delle piegature particolari e sarebbe interessante anche riflettere con i ragazzi, e poi si può andare veramente a vedere che cosa succede. Questo discorso che il perimetro tende verso l'infinito, mentre invece l'area no, e questo anche per esempio con attività molto semplici, a partire dal merletto fino al fiocco di neve di Cocca, anche quella è un'attività bellissima che secondo me si presta bene per l'attività, per la scuola secondaria di secondo grado. Quindi, insomma, c'è veramente la possibilità di scegliere. L'importante è fissare un obiettivo. In questo caso l'obiettivo è proprio sì, la parte, diciamo, il perimetro, l'area, vedere questa variazione, anche far riflettere i ragazzi sul fatto che questo perimetro tende verso l'infinito mentre l'area no. Insomma, sono tante le domande che questa attività può far nascere, diciamo. Però c'è anche l'aspetto proprio... quello, diciamo, il più importante ed è la motivazione, perché questa è una cosa che ai ragazzi piace, l'abbiamo sperimentata e piace, come avete visto, fin da piccolini fino a grandi, perché questa collega che l'ha fatta era stata proprio affascinata lei stessa, adulta, dal lavoro che facevano i figli in terza media. A che ore siamo? Si è fatto? Abbiamo fatto l'ora? Sì, ci siamo. Io vi lascio con l'ultimo spunto. Intanto ringrazio Antonella per la collaborazione e per gli ottimi spunti. È stato un piacere. Mangiate il cavolo. Ovviamente ci tengo a sottolineare, perché è sempre importante, se qualcuno avesse una patologia tiroidea di qualche tipo, è bene che parli con l'endocrinologo e con il nutrizionista di fiducia. Non ho dato consigli particolari, ma ho dato delle informazioni generali sulle caratteristiche dell'alimento, questo ci tenevo a sottolinearlo. Detto questo, parlando di spunti per le attività con i bambini, con i ragazzi, con le ragazze, con le bambine, cosa che io, qui da me fanno parecchio in realtà, è provare a fare un orto a scuola, dove le condizioni ci sono, dove tutta una serie di condizioni sono, lo permettono. Questa è una cosa molto 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 potente da fare con i bambini e le bambine, perché permette appunto di confrontarsi direttamente con la produzione degli alimenti, e perché no, magari di avvicinarsi a un prodotto che normalmente, se si trovano cotto nel piatto, non mangerebbero neanche da lontano, se invece se lo sono coltivato in qualche modo da solo o hanno contribuito, è molto più interessante. Detto questo,
oltre a essere uno stimolo per provare a fargli assaggiare qualcosa di nuovo, è anche un'ottima idea, un ottimo modo per riuscire a fargli capire la stagionalità dei prodotti vegetali, perché se li vedono direttamente nell'orto della scuola e se riescono a seguire lo sviluppo della pianta fino a maturazione, hanno sicuramente più in mente qual è la stagione giusta del broccolo e qual è la stagione giusta delle fragole. Detto questo, vi lascio rapidamente con l'ultima slide che avevo fatto, solo così per precisione, ovvero rapidamente, veramente rapidamente, se venisse in mente di coltivarlo, fatelo a casa se avete lo spazio e la possibilità. Elemento chiave, semina, ecco fatto, elemento chiave, semina direttamente in semenzario gennaio-marzo, all'aperto maggio-agosto, trapianto, che è fondamentale, andate al negozio di piantine, compratevi la piantina, aprile, piantate, vi assicuro che non avrete grossi problemi. Trovate alcune indicazioni nella slide. Detto questo, vi invito a coltivarvi i vostri cavoli e a mangiarveli. E niente, se avete qualsiasi tipo di domanda o altro, vi rimetto, penso che l'abbia già scritto. Sì, la mail l'ha già scritta. Okay. Sì. E allora, niente, io, se avete altre domande, siamo qua, se no... Domande. Vediamo un po'. I cavoli nostri, insomma. Comunque, sì, provate e mangiate cavoli. Scusate, avete chiesto qual è il sito di riferimento per le tabelle di... Sì, ecco, te l'avevo messo in chat. Sì. Si chiama CREA, C-R-E-A, e cercate semplicemente tabelle, se cercate su un qualsiasi motore di ricerca, CREA, tabelle alimenti, vi appare il sito. Potete fare la ricerca per alimento, per nutriente, ci sono i dati ufficiali che potete trovare. Se vi volete sbilanciare in inglese, ci sono anche le tabelle del USDA, che è la versione, diciamo, americana, e su alcune cose sono, diciamo, più performanti, su altre un pochino meno, quindi integrando le due cose, esatto, grazie Academy Fam, grazie, e se integrate le due informazioni arrivate più o meno a tutto. Detto questo, buon cavolo. Vi salutiamo allora, buona serata a tutti, grazie. Grazie anche a Martina, tutor d'aula. Sì, decisamente. Grazie. E alla prossima. Ciao Riccardo, è stato un piacere. Ciao, piacere mio.